Taranto trema, è ancora allarme sicurezza nella capitale. Raccontami 2014, stilato il primo censimento dei senza tetto a Roma. Fori imperiali, per due mesi niente auto fino a Piazza Venezia. È partito il restauro del simbolo della dolce vita. Francesco Piccolo vince la 68esima edizione del premio Strega. Roma riscopre la danza di carattere all'Auditorium Conciliazione. Benvenuti al telegiornale di Lumsa News. Forze dell'ordine insufficienti, sporcizia, siringhe per le strade. Continuano le proteste dei residenti del quartiere Pigneto di Roma che chiedono al sindaco Ignazio Marino una maggiore attenzione al decoro della zona. Il servizio di Elisa Mariella. Pigneto è una delle aree urbane più a rischio di Roma. Queste le parole del sindaco della capitale, Ignazio Marino, che ha richiamato, nei giorni scorsi, l'attenzione sul problema di sicurezza al Pigneto. Spacciatori, siringhe abbandonate, illuminazione quasi assente, strade sporche, cocci di bottiglie in frantumi lasciati ai bordi dei marciapiedi. Una condizione che impedisce ai residenti persino di camminare tranquilli. Qui si percepisce, più che in altri posti della città, la sfiducia, lo sconforto, il terrore. Molti non parlano, si dileguano, sfuggono alle telecamere. Le forze dell'ordine vengono chiamate spesso dai residenti, fanno quello che possono, ma la situazione rimane difficile da gestire. Molti degli appartamenti sono ormai di supporto logistico per i pusher e anche i più piccoli hanno paura nell'attraversare strade e vicoli, spesso al buio per l'assenza di illuminazione. Commercianti e abitanti sono scesi più volte per strada chiedendo di non essere lasciati soli e di potersi riprendere il vecchio Pigneto, allontanando definitivamente la malavita organizzata. Non te puoi mettere una cosa d'oro che te la strappano. Non puoi portare il telefonino che te lo strappano. E stiamo contornate malissimo con questa gente che c'è qui. Siringhe, ma sono usuali, siringhe, lacci emostatici, persone che sniffano cocaina, persone che sono chiaramente preda di acidi, la sporcizia per terra che lasciano. Dall'altra parte del ponte, dall'altra parte della ferrovia, da quello che sento dai miei clienti, da persone che ci abitano, non è che se la passano tanto bene. Il sindaco Ignazio Marino ha contattato negli scorsi giorni il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, chiedendogli di intervenire affinché il quartiere possa finalmente ritrovare la giusta dimensione umana e sociale. Sono oltre 3.200 le persone senza fissa dimora nella capitale. Tra loro ci sono anche molti italiani che continuano a pagare il peso della crisi economica. La situazione è stata fotografata dall'indagine Raccontami 2014, il primo censimento degli homeless nel territorio romano. Sentiamo Silvia Renda. Sono divorziati, ex commercianti che hanno perso il lavoro, imprenditori in crisi. I nuovi poveri romani, figli della crisi economica, aderiscono a questi insospettabili profili. È obbligatoria e diventata per molti di loro la scelta di vivere per strada. E questo è il quadro emerso dal progetto Raccontami 2014, il primo censimento degli homeless nel territorio romano, promosso dall'associazione Rodolfo De Benedetti. Secondo l'indagine sarebbero oltre 3.200 a Roma le persone senza casa, concentrate soprattutto nel primo municipio. Nei dormitori, 4 ospiti su 10 sono italiani, che spesso, prima della crisi, vivevano una vita agiata. Tra loro soprattutto uomini, l'87%. Tuttavia nella capitale, rispetto ad altre grandi città italiane, il numero delle donne senza tetto risulta superiore. Non si è trattato però di una semplice contabilità. Dall'indagine fortemente voluta dal sindaco Ignazio Marino sono emerse storie, nomi e biografie. Sono però convinto che dai dati raccolti ricaveremo anche informazioni che vanno al di là della dimensione più pratica e logistica di chi non ha una fissa dimora. Informazioni che riguardano le loro aspettative, il loro stato emotivo, una valutazione sul loro stato di solitudine e di felicità. 1755 i volontari che hanno collaborato con le associazioni per rendere possibile il censimento, entusiasti dell'esperienza. Non mi aspettavo di incontrare, di avere l'opportunità di intervistare delle persone così interessanti, così disponibili al colloquio e a parlare delle proprie esperienze. Diversi hanno manifestato però qualche perplessità sul questionario che veniva sottoposto ai senza tetto. Troppe domande e troppo tutte simili, cioè alla fine 200-250 domande non si possono fare a un senza tetto che magari torna la sera stanco e ha voglia di dormire o che comunque
sì, ti dà il suo tempo, ma non un'ora e 40, un'ora e 50. Sulle polemiche taglia corto uno degli organizzatori del censimento. Se c'è qualcosa che non è andata bene, andrà meglio la prossima volta, ha affermato. Una dichiarazione che promette la replica dell'indagine. Ampliata la pedonalizzazione dei fori imperiali. Fino al 31 agosto il cuore archeologico della città sarà chiuso al traffico. Alberto Gentile. È scattata da pochi giorni la fase 2 della pedonalizzazione di via dei fori imperiali. Auto e moto saranno bandite fino al 31 agosto nel tratto compreso tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, permettendo a chiunque volesse di calcare, ma solo a piedi, le orme di Giulio Cesare e di Augusto. Nell'altro tratto, quello che costeggia il Colosseo, potranno circolare invece solo biciclette e bus dell'ATA. Non più una strada, ma la passeggiata dei Romani è lo slogan del progetto nato il 27 giugno 2013. Un primo passo verso la rinascita di Roma, aveva dichiarato il sindaco Ignazio Marino in conferenza stampa, con l'intento di mettere a disposizione di turisti e turiste uno dei luoghi più significativi della storia dell'umanità. In altri paesi hanno una statuina piccola, magari rubata a noi in tempo di guerra, e fanno pedonalizzazioni per 3 chilometri, noi ci sa questa bellezza, mi sembra opportuno. Ritorna indietro di 40 anni e chi l'ha fatta la strada di là brontolerà, ma va anche torta quella strada lì, che dentro ci sono ricchezze e tutto il mondo ci invidia. Inoltre, sempre dal 28 giugno, l'area dei fori imperiali verrà valorizzata e arricchita con un nuovo allestimento. Allo spettacolo Il Foro di Augusto, 2000 anni dopo, ideato da Piero Angela e Paco Lanciano, si aggiungerà infatti l'esposizione fotografica del rilievo della colonna traiana nel suo sviluppo lineare. Non tutti però sono entusiasti dell'iniziativa del sindaco. La pedonalizzazione a metà dei fori imperiali, avviata quasi un anno fa, pare non abbia avvantaggiato i commercianti. Secondo il comitato La Voce di Tutti, in via Labicana, dopo la pedonalizzazione, su 32 negozi hanno chiuso in 5 e molte botteghe sono chiuse per mancanza di richieste di affitto. Al via la riqualificazione della Fontana di Trevi. I lavori sponsorizzati da Fendi dovrebbero finire entro un anno e mezzo. Il servizio di Cecilia Greco. Un vero e proprio spettacolo a cielo aperto, quello allestito per il restauro della Fontana di Trevi. Infatti ai visitatori sarà permesso di ammirare il simbolo della dolce vita attraverso una passerella panoramica costruita sulle impalcature. E non solo, saranno montati dei veri e propri schermi che proietteranno immagini legate allo storico monumento. Un restauro che costerà circa 2 milioni di euro offerti dalla Maison Fendi, che dovrebbe essere portato a termine entro un anno e mezzo. I lavori, iniziati pochi giorni fa, potranno essere seguiti anche attraverso internet e smartphone. La Sovrintendenza Capitolina per i Beni Culturali e l'Assessorato alla Cultura hanno infatti creato un sito e un'applicazione dove tenersi costantemente aggiornati sui progressi della ristrutturazione. I lavori però hanno scatenato l'ira dei commercianti. Allora, da quando ci sono sti lavori, il lavoro è crollato anche del 40-50% direi. Non erano lavori da fare. Casomai se li volevano fare non erano lavori da 18 mesi. Gli appassionati del lancio della monetina, in ogni caso, non dovranno abbandonare l'idea di esprimere i loro desideri. È stata installata infatti una piccola vasca bianca che sostituirà quella più grande della fontana, che resterà senza acqua fino al termine del cantiere. Francesco Piccolo è il vincitore della 68esima edizione del Premio Strega. Al Ninfeo di Villa Giulia si è svolta la tradizionale premiazione alla presenza di politici e personaggi dello spettacolo. C'erano per noi Anna Bigano, Maria Lucia Panucci e Samantha De Martin. Pubblico delle grandi occasioni alla finalissima del Premio Strega nel Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Mondanità e cultura riunite per questa manifestazione che rappresenta per i romani la chiusura della stagione prima delle vacanze. Come ogni anno si sono dati convegno sull'erba verde del Ninfeo letterati, artisti, belle signore, diplomatici, giornalisti, gente del cinema. Il Premio Strega ormai è un appuntamento cui non si può mancare. Come nel 1967, anche quest'anno la serata della finalissima del Premio Strega, giunto alla 68esima edizione, ha fatto registrare un'affluenza di pubblico senza precedenti. Il raffinato parterre di ospiti del Ninfeo di Villa Giulia ha salutato con entusiasmo la vittoria di Francesco Piccolo, con il suo romanzo Il desiderio di essere come tanti. Lo immagina nelle librerie di molti italiani questo volume? Io spero di sì e soprattutto spero che si appassionino appunto a un libro che racconta la storia di una persona ma anche la storia di questo paese. Qualche ragazzo delle scuole o comunque molto giovane che l'ha letto ha raccontato proprio che ha imparato anche un po' la storia degli ultimi 50 anni. Questo credo che possa essere un valore grande di questo libro.
Lo scrittore casertano ha battuto con 140 voti Antonio Scurati, il cui romanzo Il padre infedele aveva ottenuto 135 preferenze. Dedico questo romanzo a mia figlia, aveva detto Scurati poco prima dello scrutinio finale. La giuria, presieduta da Walter City, ha assegnato il terzo posto a Francesco Pecoraro con il romanzo La vita in tempo di pace, seguito da Giuseppe Catuzzella, Non dirmi che hai paura. Un'incredibile storia di speranza. È una storia che mi ha folgorato, è una storia vera, raccontata naturalmente con gli strumenti della letteratura, ma insomma è una storia che mi ha folgorato dal primo istante in cui mi ci sono imbattuto. Quinta, Antonella Cilento, autrice di Lisario o Il piacere infinito delle donne. Tra gli ospiti della serata anche il sindaco Ignazio Marino, che ha espresso soddisfazione per la collaborazione tra il premio Strega e il comune di Roma, con uno stanziamento di 50.000 euro annui. Presente anche il presidente della Fondazione Bellonci, Tullio De Mauro. Ad attendere la proclamazione del vincitore del premio Strega 2014, anche Vittorio Sgarbi, in compagnia del ministro dei beni culturali Dario Franceschini, entrato da quest'anno nel corpo votante dello Strega. Devo preferire Scurati, non ho alternative. Perché io non sarei mai venuto al premio Strega se non fosse che mia sorella è l'editore di Scurati, per cui io me ne starei a casa tranquillo. Dal punto di vista della valutazione oggettiva, il giudizio, diciamo, cieco dovrebbe andare al libro, e qui invece tutto è legato a rapporti, a questioni, alla forza di pacchetti di voti che sono legati, non so, a case editrici che sono fuori, come Newton Compton, che ha dei voti che può indirizzare da una parte o dall'altra. Perché uno è il blocco Rizzoli-Bompiani, l'altro è il blocco Mondadori e Einaudi, quindi è una questione, non direi politica, ma quasi. Nel corso della serata è stato premiato anche il romanzo dello scrittore spagnolo Marcos Giral Torrente, vincitore del premio Strega Europeo con Il tempo della vita. Musica e tradizioni popolari incontrano la danza in uno spettacolo ospitato dall'Auditorium Conciliazione di Roma. Gli inviati Alessandra Aurilia e Valerio Dardanelli. Roma riscopre la danza di carattere. In due serate all'Auditorium Conciliazione è andato in scena il saggio del Centro Studi Tersicore Danza. Un trionfo di luci e colori ha animato le coreografie in un viaggio attraverso il folklore dei popoli. Musica classica, jazz e le colonne sonore del grande cinema si sono alternate al flamenco e a ritmi contemporanei. Ma la regina della serata è stata appunto questa disciplina che arriva dall'Europa dell'Est. La danza di carattere è la danza che trae origine dalle danze popolari e dal folklore di ogni nazione, di ogni popolo, e viene trasformata per il palcoscenico, secondo una codifica ben precisa di tecnica accademica di carattere. Ed è una materia altamente complementare alla formazione del danzatore, proprio perché è inserita in tutto il repertorio del balletto, dall'Ottocento in poi. La scuola Tersicore è una delle poche in Italia a inserire questo tipo di danza nel percorso formativo degli allievi, con l'intenzione di valorizzare il patrimonio artistico del nostro paese. Ho sempre creduto che il nostro repertorio culturale a livello popolare e folcloristico debba essere coltivato e diventare carattere anche questo, nel senso che è molto importante che i giovani portino avanti una ricerca etnica che riporti un attimo in luce tutto il nostro patrimonio. La danza di carattere può essere uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza alle proprie radici, con un'apertura alle altre culture. Dall'Europa dell'Est, dove viene insegnata in ogni conservatorio statale di danza, arriva adesso in Italia, per arricchire la formazione dei ballerini nostrani. Il telegiornale di Lumsa News termina qui. Grazie per l'attenzione e arrivederci.